noi veramente grazie, credo siano stati tre interventi molto importanti che insomma ci aiutino anche a collocare, poi lo dirò brevemente alla fine, quello che è il lavoro quotidiano che stiamo facendo, cioè anche questo approccio, come avete visto, sempre di più olistico nei confronti delle problematiche, la necessità anche nell'ambito scientifico di lavorare il più possibile in maniera integrata, capire come le scienze sociali hanno a che fare con le scienze diciamo classiche, è un quadro anche politico importante. Noi saremo alle prese con tutte queste questioni, anche tecnicamente stiamo lavorando sul tema dell'economia circolare, siamo alle prese con il recepimento di queste nuove direttive, ci accorgiamo da di per sé che ci sono moltissime contraddizioni anche all'interno del pacchetto europeo che dovranno essere gestite. Da un lato, come è noto, siamo un paese che sul riciclo e sul recupero stiamo facendo tanto, dall'altro abbiamo ancora pezzi di paese che sono in continua emergenza perché non siamo in grado di affrontare una gestione corretta del ciclo dei rifiuti. Abbiamo presentato, perché siamo come istituto depositari dell'inventario delle emissioni di CO2, cerchiamo sempre insieme, anche con suggerimento in un confronto fatto con Enrico Giovannini, di provare a uscire ogni tre mesi in contemporanea o subito dopo al dato del PIL, di dare il dato sul trend delle emissioni di CO2, perché mentre il dato del PIL non sfugge, è molto comprensibile, quello delle emissioni di CO2 è probabilmente un po' meno. Però ecco, abbiamo anche visto che qualcosa si muove in questo settore in Italia, un leggero decoupling lo abbiamo avuto, perché ad un aumento, l'ultimo dato ci dice che a un aumento dell'1,5% del PIL c'è una leggera diminuzione delle emissioni di CO2, sicuramente poco. Dai modelli ci dicono che dobbiamo fare molto di più, però sicuramente qualche segnale c'è. Non abbiamo lo stesso segnale, per esempio, sul versante dematerializzazione, nel senso che pur aumentando il riciclo e il recupero, a un incremento del PIL abbiamo assistito a un incremento ancora della produzione dei rifiuti. Qui il tema è ancora più complesso. Non c'è dubbio che questo deriva molto dalla scelta, sempre in ambito dei combustibili fossili, che fu fatta sui grandi impianti energetici del passaggio a carbone e a gas naturale, questo sicuramente aiuta, ma anche da una notevole esplosione delle energie rinnovabili in questo Paese, che forse in maniera un po' confusa e forse non aiutati dal quadro normativo, però si sono raggiunti dei livelli interessanti, soprattutto del fotovoltaico, poi c'è sempre stata una base sull'idroelettrico in questo paese molto interessante. Insomma, segnali sicuramente ci sono, ma c'è molto da lavorare. No, questa diapositiva la potete tirar via perché è automatica, ma riguardava un ragionamento successivo. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, voglio dire, io non so quanto possano rimanere, noi adesso passiamo a una seconda parte che riguarda in parte il lavoro, se si vogliono accomodare, se vogliono rimanere ci mancherebbe altro, insomma come desiderate, ovviamente so che avevate altri impegni, so che dovete inaugurare, qualcuno di voi deve inaugurare questo impianto e quindi insomma gestitevi, siete ovviamente completamente liberi. Io vi ringrazio nuovamente per il contributo di conoscenza che ci avete dato. Noi ritenevamo un percorso veramente uno step importante questo passaggio, perché al di là del lavoro tecnico quotidiano faticoso, veniva ricordato prima dal Ministro il confronto con le imprese. Il confronto con le imprese per noi è fondamentale. Stiamo anche cercando di costruire un sistema di autorizzazioni che sia il più possibile omogeneo, proprio per evitare il dumping industriale dentro lo stesso paese, cioè quando le condizioni di controllo ambientale non sono le medesime, il rischio che poi ci sia una situazione di squilibrio nello sviluppo economico è molto 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 forte. Io credo che lo stesso ragionamento dovrebbe essere fatto a livello europeo, perché non va mai dimenticato che se mentre da un lato dobbiamo sviluppare, no? Stiamo ragionando sull'economia circolare, stiamo ragionando
sulle punte avanzate delle tecnologie, dall'altro dobbiamo anche sempre fare i conti con delle situazioni patologiche. Ripeto, noi abbiamo ancora tantissime situazioni dove la gestione della materia, dei rifiuti, è una gestione assolutamente non in linea con l'economia circolare, ma proprio... Yes. Posso dire, fare due commenti. Credo che non dovremmo parlare tanto dei rifiuti, ma forse dovrei parlarne un attimo di più io. My government. Io vorrei dire al mio governo, è inutile andare a Bruxelles e mettersi d'accordo sul miglioramento del riciclaggio dei vari materiali se poi i materiali non vengono progettati in modo da poter permettere un uso intelligente di quello che raccogli. E questo è uno dei problemi, e questo si lega al discorso della progettazione e anche alle imposizioni fiscali, perché se questi sono più economici rispetto al secondario, sarà molto difficile avviare un mercato per questi materiali. Ecco, sì, beh, questo è proprio un punto. Allora, poi si parla per esempio dei pannelli solari. Abbiamo avuto proprio un dibattito questa mattina, un altro incontro con Jeremy Legart, che è veramente uno dei mega grandi esperti del settore del solare e alla sua società, e poi fa moltissimo in Africa. E allora io ho detto, Jeremy, tu sei veramente coinvolto in questo. Qual è la percentuale di quello che tu produci e che metti nelle case è progettato in modo che poi un domani potrai riutilizzare il materiale? E lui mi ha guardato e mi ha detto, hai colto il punto, ed è la stessa discorso ovunque, cioè il materiale viene utilizzato in questi impianti e ce n'è sempre di più, e anche se il ciclo è 20 anni, dobbiamo essere pronti per questo, in modo che non diventi semplicemente un discorso di rifiuti. E quindi questo forse è un punto sul quale dovremmo lavorare a livello anche dell'Unione Europea. Io credo che sia fantastico che voi già volete fare una pubblicazione per quanto riguarda l'emissione del CO2 negli ultimi 25 anni. Allora, io credo che sarebbe statisticamente molto più semplice e molto più educativo se voi iniziaste a pubblicare quante tonnellate di olio equivalente di petrolio e gas è stato prodotto appunto negli ultimi 25 anni, perché avere questi tre dati è statisticamente molto più semplice piuttosto che parlare soltanto naturalmente del CO2. Si può fare facendo le statistiche di importazione e di produzione, si può arrivare quindi subito a dei dati, e questo potrebbe focalizzare l'attenzione del pubblico su quello che è il vero problema, ossia l'uso del gas e del carbone e del petrolio. Assolutamente utile. Adesso io mi sono soffermato sul tema emissioni di CO2, ma la pubblicazione è molto più complessa, quindi tutto il tema rispetto alla produzione e all'utilizzo dei derivati, dei combustibili fossili, ovviamente viene pubblicato assieme. Quindi i nostri report sono report abbastanza completi da questo punto di vista. Il tema vero, che è un altro tema che affronteremo, che è quello del rapporto dei cittadini, è sempre come comunicare dati che a volte sembrano per pochi addetti ai lavori al cittadino, cioè trovare questo linguaggio per arrivare davvero anche al singolo comportamento del cittadino. Questa è una sfida che abbiamo davanti. Noi siamo una struttura pubblica che abbiamo l'obbligo di controllare l'ambiente, e quindi di dare un messaggio al cittadino che vive in una condizione di un ambiente sano e un ambiente soprattutto
pulito, cioè diciamo a misura d'uomo, ecco, e per dare questo segnale bisogna che troviamo sempre di più un modo di comunicare e soprattutto di coinvolgerlo perché si possa fidare delle istituzioni pubbliche. Questa è una sfida, is a great challenge for us. Ok, thank you so much. Prego. Gianfranco, prego. No, volevo solo ricordare a tutti che il lavoro che nasce dall'idea di mettere assieme questi dati, diciamo, legati alle informazioni sul PIL, come sapete, parte da lontano, nel senso che stiamo lavorando da molto tempo per avere il cosiddetto BES, benessere eco e sostenibile, che non a caso ha visto Enrico Giovannini ovviamente come uno dei protagonisti. Quando abbiamo fatto il gruppo di lavoro del comitato, diciamo, nazionale del BES, abbiamo lavorato moltissimo sull'individuazione dei domini, che sono stati indicati in 12 domini. Dai domini poi siamo scesi con il comitato scientifico dell'Istat ad incrocio per cadere negli indicatori. Ovviamente potete immaginare che eravamo a 156 indicatori, quindi lì il problema è stato poi cominciare a tradurre alcuni di questi indicatori come più emblematici, e si sono, come immagino sappiate, indicati in una norma di legge. Sono 12 indicatori che aiutano, tra virgolette, il tentativo di cominciare a ragionare su indicatori differenti dalla semplice crescita economica, e diano finalmente conto anche di quello che, come sapete, è un tema molto complesso, cos'è il well-being, cioè, quindi ovviamente c'è una grande componente anche di carattere sociale, c'è una grande componente, tra virgolette, di carattere soggettivo, quindi ci sono alcuni elementi fondamentali, tipo la salute, l'accesso ad avere, diciamo, un ambiente pulito, eccetera. E le emissioni, questo per arrivare a dire che le emissioni di CO2 sono uno dei 12 indicatori, che poi di questi addirittura 4 sono stati scelti. Il problema grosso e la grande sfida che abbiamo di fronte per cambiare il paradigma economico che sta dietro tutte le cose che ci siamo detti, e che è un elemento fondamentale per chiunque raccoglie dati e informazioni, perché quando si raccolgono dati e informazioni e si hanno dati statistici che possono essere utilizzati a qualcosa, devono essere fatti anche per andare in direzione di un cambiamento di modo di affrontare la realtà, che poi diventa politica, perché altrimenti, certo, cioè, come dire, lo sapete meglio di me, insomma, non è un esercizio teorico, è un esercizio che ha una bella componente teorica e che deve diventare un esercizio pratico. Quindi la grande, io mi auguro, spero e credo che su questo siate con noi, che il sistema informativo di dati, e quindi anche di confronto, di monitoraggio di ambientali, diano proprio un grande contributo per cominciare a fare in modo che nella programmazione economica ci sia finalmente una serie di indicatori che non sono squisitamente quelli dell'economia classica, che, come avete visto, cioè quando non si funziona. Parla dell'Armandelli Full World, Empty Planet, è la stessa Empty Planet, Full World, insomma, questo è il vero problema. Dobbiamo affrontare questo problema, e se siamo tutti insieme è inutile dirvi che ce la faremo. Noi comunque, il carissimo Jorgen Randers, vabbè, io molto di meno perché non sono assolutamente al loro livello, rimaniamo, quindi siamo ancora qui. Allora ne approfittiamo, così accelerando, chiamo subito anche, insomma, per raccontare un po' quello che stiamo facendo in alcuni settori, chiamo subito il collega Giovanni Agnesson, che è il direttore generale dell'ARPA Val d'Aosta, che ci parlerà appunto un po', ci introdurrà il tema della ricerca, del sistema in relazione al rapporto con la ricerca. Vieni qui, Giovanni, o rimani lì? Va bene.